nostro ospite Gianni Dotti. Come vi dicevo prima, è un pedagogista, un imprenditore sociale, e mi ha confermato una cosa che avevo letto, che da 35 anni vive in una comunità di famiglie, per cui magari lui ci racconterà anche in parte questa sua esperienza così, così bella e interessante. Allora, ringrazio, parlo senza mascherino, ho chiesto il permesso, sono super vaccinato. Sì, accenderlo. Puoi accenderlo? Sì. Sì, dicevo che parlo senza mascherina, ho chiesto il permesso. Sono quasi morto tra marzo e maggio, quindi ho fatto super vaccini. Vabbè. Comunque siccome ho già sentito tante cose, secondo me la maggior parte di voi è stanca, morta. Io no, ho ascoltato, volentieri, ma cioè. Ci faccio qua e chiedo a voi che cosa ci fate qua. Cosa siete qui a fare? Sì, sì, è una vera domanda. Perché io credo che se non rispondiamo a questa domanda abbiamo detto male le puttanate. I cattolici a volte si riempiono di retoriche veramente fastidiose. Ve lo dico da battezzato semplice, io sono un soldato semplice. Qui tutti almeno, insomma, figli di Dio battezzati, no? Poi ci abbiamo l'ortodosso, per lui il figlio di Dio. Perché lo dico? Perché senza la verità, non la verità intesa come assoluto, la verità del giudizio sulla nostra vita, non è possibile nessun cambiamento. È possibile morfinizzarsi, illudersi, farsi di cocaina, recitare 2000 rosari, ma non succede niente. È una consolazione, capite? Un gruppo di reduci, di anzianetti che si consola, mentre il Titanic va giù. Diciamo, speriamo che vada giù. Piano piano, non c'è nessun ventenne qui, capite? Nessun trentenne è un problema. E che parlate? La maggior parte tra vent'anni è morto. Cosa parlate? Ormai ha dato? No, è così la vita, bisogna guardarla per com'è. Oh, noi crediamo in Gesù morto e risorto, e ricordate, non c'è un'app che fa risorgere in automatico, bisogna morire. E ciao, dite così a qualche cattolico, c'è chi si tocca, c'è chi va di là, e certo, e poi si arrabbiano con la società. Certo, che hanno dei cattolici che non credono più alla morte, a soletta morte. Voi a Foggia state morendo da 25 anni, 30 anni. Ditemelo però. E poi a un certo punto andrete e troverete un bel sepolcro vuoto e lì forse si risuscita. Ma se non vi dite che siete morti, cioè non combinerete niente, capito? Ed è un problema, non ve lo dite, perché qui non ci sono i giovani. Quindi vuol dire i giovani vanno dove c'è la verità. Sentono sempre la puzza dell'ipocrisia dei giovani. Ne hanno piene le palle dell'ipocrisia degli adulti, che l'hanno riempiti di cose, di strumenti, di diritti, e si trovano lì a dover emigrare da qui, a immaginare che la vita è una specie di dispositivo in cui bisogna infilarsi. E poi non parliamo del dono, ma mai non parlate più del dono, di queste cose, non parlate più di queste cose, per favore. Basta, basta, basta. Oppure sono sposato con una fatica pazzesca, delle gioie pazzesche, dei tradimenti clamorosi, dei perdoni. Come matrimonio, non luogo del tradimento e del perdono, un matrimonio non è mica luogo della perfezione. Ed è bello per quello. Infatti dura il tempo dell'esistenza, non c'è nell'aldilà il matrimonio, né? No, no, questo è ortodossia di San Paolo, questo padre qualche giorno è ascoltato. Ma certo aiuta l'attraversamento il matrimonio, ma come ci sono di là i preti vescovi, non c'è. Di là saremo fratelli tutti, no, appunto. Cioè qui è un pellegrinaggio esistenziale che durerà fino alla fine dei tempi. Non c'è mai stata una civiltà cattolica, né?
stata e non ci sarà fino alla fine dei tempi. Allora che cosa cercate? La società che c'era prima? A cui c'erano delle famiglie cristiane bellissime, fatte con 10 figli, tutti insieme. Cercate quella? Cercate quella? E ditemelo, eh? Io no, non rimpiango nulla del passato. Nulla. Ma dovete dirvelo, perché se avete qualche rimpianto è meglio condividerlo. Se no vi raccontate palle. La nostra chiesa, la mia chiesa, sta morendo perché si racconta palle tante volte. Perché rimpiange il tempo in cui era potente. Io non lo rimpiango. Io voglio e aspiro alla società delle beatitudini, che non c'è mai stata in 2000 anni di storia. Il progetto politico di Gesù è nella beatitudine. Non è mica quando votavamo il 70% della Democrazia Cristiana, né, cari, in questa zona qui. Non stavamo meglio, eh. Ditevelo però, pensate così? Secondo me metà di voi no. Perché se no non sareste incastrati in una criminalità organizzata che fa far silenzio a tutti. Ci sarebbero dei profeti qua, non ci sono. C'è qualche principe scalzato dal trono. Dite, solito bastardo del nord. No, io vivo a Mazara del Vallo, quindi vi guardo da sud. Per me voi siete la Svizzera. No. Io sono strano, ma se uso delle parole è perché le vivo, con tutta la drammaticità della vita e con il costo della vita. Quindi un occhio mi guarda da Bergamo, ma un occhio mi guarda da Mazara del Vallo, che è bella lontana da qui, né, cari. Io c'ho un occhio messo a denaro lì, che coltiva i pomodori, lì vicino, a Campobello di Mazara, vi porto anche a vedere dove li coltiva. E allora? Allora per me il titolo del sottotitolo gigante che la super segretaria mi ha affidato dopo mediazioni lunghissime è: ma voi volete sperare a Foggia? Cosa vuol dire sperare a Foggia? Virtù teologale, insegnerebbe qui il maestro, quindi infinita, quindi che non sia mai data del tutto. Che quando noi la viviamo sempre in maniera provvisoria, peccaminosa. Ma cos'è sperare nel 2021? Non è innanzitutto sperare nel futuro. Questo ve la dico chiaro. Nel 2021 sperare non è sperare nel futuro, ma è sperare nell'invisibile che è presente. Oggi, qua. Ed è credere che ciò che fate ha un senso, questo è sperare nel 2021. Non attendere un tempo che verrà in cui raccoglierete frutti. Voi anziani non raccoglierete un beato cazzo, niente. Qua per cambiare ci mettete 25 anni, non cambiate così. Ma il problema è che se non si comincia ce ne metterete 50. Ma se uno crede profondamente che quello che fa ha un senso, sta sperando. E quella speranza è il patrimonio da dare a chi oggi qui non c'è. Che per me è l'unico senso che mi ha fatto prendere l'aereo, rispondere sì alla sottosegretaria. Ma cazzo, vado a fare io a Foggia pomeriggio, infatti. Certo, mi ha offerto migliaia di euro, cioè proprio cose, contrattato, poi mi ha detto mangerai con un personaggio famoso, sua moglie, avrai dei momenti di gioia. No, io mi sono fidato del suo desiderio di bene. Non sa bene neanche lei cosa sta facendo la sottosegretaria. Però c'è un desiderio, è mosso da qualcosa che viene prima della speranza, perché la speranza è sempre un'azione. Appunto, un'azione che ha un senso. Senso. Che ciò che costituisce antropologicamente la fede è. La fede senza senso non esiste. E cos'è il senso? Il senso è un orientamento. Andiamo di là, non sa bene.
appello, no? Che l'hanno detto lui, il cugino del prefetto, il vescovo. Dov'è bello, dov'è vero, dov'è buono, dov'è... Che non so in dialetto foggiano come si dice. Ditelo, davvero volete andare di là? Senza sapere che non l'afferrerete mai quella lì, non l'afferrerete mai. Giuseppe non l'ha visto Gesù da Maria De Filippi, è morto prima. Siccome il riferimento è stato fatto a San Giuseppe, che io amo molto, e Giuseppe non l'ha visto il frutto, non l'ha visto. Chi spera non vede il frutto, tanto meno lo mangia, tanto meno lo mangia, non si mangia il figlio, Vi è chiaro questo punto? Però ha un senso, cioè disegna un orientamento da condividere con gli altri, perché quello dà passione alla vita, passione. Per chi è sposato sa bene che la passione è ambivalente, Sì, amore, innamoramento, ma anche cazzi, Mia moglie è una roba pesante, dopo 35 anni come Monica fischia, basta. Eppure sono sposato esattamente perché contemporaneamente una cosa che mi appassiona ancora, mi sono innamorato 15 volte di mia moglie lungo questi 35 anni, a volte periodi di deserto totale, deserto, perché te sorella avrei vissuto il deserto dentro la tua vocazione, ogni vocazione ha i suoi deserti, anche il vescovo avrà attraversato i suoi deserti, e certo, senza il deserto poi non c'è l'oasi, no? Però dall'altra l'intuizione della Madonna, per me è un mistero, mia moglie resta un mistero della fede, la Trinità per me è più chiara di mia moglie. Riesco a tenere una lezione sulla Trinità con mia moglie, sono ancora incerto su tanti ma questo per me è l'attraversamento esistenziale della speranza. Ma mia moglie è anche Foggia, lo capite? È anche Mazara del Vallo, è anche Bergamo. Riuscite voi a sostenere una relazione amorosa con la realtà che vi orienta nella vita e è una passione e ha, aggiungo, un significato. Se qui non ci sono i ventenni e i trentenni, perché noi qua non siamo in grado né di orientare, né di appassionare, né di dare un significato. Galleggiamo come sugheri sull'acqua, lamentandoci del mondo. Perché se non si ha un senso, non si è in grado di benedire. E guardate che nel 2021 il segno della fede è la benedizione della realtà. La pandemia bisogna benedirla, se si dire bene. Il 2021 va benedetto, va benedetto il 2020, siete capaci voi, va benedetta la vostra situazione di Foggia, questa è la speranza, benedetta, va detta bene, non maledetta. Perché dico questo? Perché la sottosegretaria era partita con l'impegno, ma l'impegno, se non c'è prima questa cosa, è una soprastruttura moralistica che non dura il tempo del primo tempo. Siete già negli spogliatoi a metà, col mal della coscia, non leggete che è un campionato, non leggete il primo tempo della prima partita. Perché qua è dura, È chiaro che siete finiti in una bolla faticosissima. Però se non ho la speranza e non riesco a benedirla, e quindi ad attribuirgli un senso e essere certo che questa cosa che faccio ha un senso, non ne vedrete i frutti, ve lo ripeto, non ne vedrete i frutti. Non presentatevi al secondo convegno se avete qualche fantasia di frutto. Voi i frutti non li vedete. Ma questa è una gran gioia, È una gran gioia. Pensate quante cose voi fate e avete fatto perché altri hanno seminato centinaia di anni fa, decine di anni fa, per cose che voi avete preso l'ombra sotto una pianta che non sapete neanche chi l'aveva piantata. No, non è così. Ecco, questo è il patrimonio. Cosa voglio dire? Che per me l'impegno è prendersi l'impegno sulla trasmissione di un patrimonio. Il bene comune è un patrimonio, Non è l'ultima parola che va di moda, neanche piena le palle di sentirle. Non è il bene pubblico, ad esempio, il bene comune. Il bene comune è ciò che ci accomuna. Per un credente che siamo tutti figli di Dio, questo è il bene comune.
che poi diventano i beni comuni, vai, se divertiva andrebbe avanti, non voglio fare il professore o la teoria che non mi interessa. E se siete collassati esattamente sul bene comune, che vuol dire che quello di 100 anni fa era proprio fragile. Non era così bello, si è collassato così rapidamente, cari. Bene o male, il bene è sempre sottoposto ai traumi, sempre, fino alla fine dei tempi per noi credenti. Questo è un grande vantaggio. Non c'è la società perfetta, non c'è. Non ci sarà mai la società cristiana, va bene, ve la dico così. Quando ci sarà, il mondo è finito. Padre della Chiesa, Nenno Giorni d'Ordine. Questo vuol dire che allora ci tiriamo, no? Perché la tua speranza, la tua carità e la tua fede ti portano a dare senso ogni giorno a quello che fai, perché Dio mette al mondo il mondo attraverso di te. Pensate che bello se noi riuscissimo a dire questo qui ai giovani. Che il mondo viene al mondo attraverso di te. Attraverso di te, poveretto. Pensate a me, con i capelli rossi, Johnny. Che casino, grazie. Nel 63 mi tornavo dall'Australia. Ma è stata dura, Accettarmi, ad esempio, accettare il mio nome. Che poi sulla carta d'identità c'è scritto un altro nome. Non capivo, io potevo mio padre 63, Papa Giovanni, cattolico, in terra protestante. Diceva, si chiamerà Giovanni, ma siccome era un cattolico umile, giovannino, perché c'era Giovanni 23. E siccome era in Australia, quindi Johnny, cioè io per 10 anni per me è stato un film. Accettarsi, no, faccio l'esempio personale, non perché faccio audio, perché c'è bisogno accettare dove si abita, dove si ha, può accettare la mia moglie, accettare i miei figli. Ho avuto una 70ina in questi anni, casini pazzeschi, quasi tutti imperfetti. Nessuno è venuto fuori come volevo io. Ma quello lì è il padre e la madre, È custodire il desiderio e il sogno del figlio. Non il tuo sogno sul figlio. Ma questo vale anche comunitariamente, capite? Per questo io penso che anche il bello della famiglia, devo ancora venire con mio amico Gigi, ne discuto spesso, cioè quando fai riferimento alla famiglia, a cosa fai riferimento? La famiglia è un mito costitutivo, l'umanità non è un logoie, non è una definizione precisa, perché è contemporaneamente un nido e un nodo, è un paradosso la famiglia. Come fai a essere un nido e un nodo? Sei un nido e un nodo. Ad esempio, per me la famiglia nell'appartamento va eliminata dalla storia umana. La famiglia ha bisogno di una casa, ad esempio, non di un appartamento. La famiglia nella separazione muore. E ciao, chi di noi dagli anni 50 oggi ha sostenuto questa cosa? Nessuno, tantomeno la mia chiesa. E oggi ci ritroviamo con i suicidi e con gli omicidi negli appartamenti. Maggior causa di omicidi in Italia, Non è la mafia, la 'ndrangheta, no. Omicidi tra amanti, spesse volte marito e moglie o ex marito e moglie, in appartamento. L'anno scorso il 60% degli omicidi. O ci troviamo con la mitica famiglia che poi gli anziani li manda in casa di riposo, giusto? A Bergamo 5.000 morti in casa di riposo in 4 mesi. I cattolici fanno una battaglia per chiudere tutte le case di riposo, quelli che credono alla famiglia vanno tutte chiuse. Come abbiamo chiuso gli orfanotrofi, abbiamo chiuso gli ospedali psichiatrici, l'ha fatto o no? Beh. Uno dei maggiori business che c'è in Italia oggi. Fa la mia chiesa o no? Perché la famiglia non me ne faccio un cazzo, niente. Si dice che la famiglia cristiana ha strutturalmente un posto per l'ospite, sempre, perché questa è la tradizione cristiana, non a 35 euro se è negro, no, chi bussa a casa mia non ci sono le chiavi. Ci hanno rubato una motosega che 35 anni. Chi bussa se posso ospitare lo sto. Ah, ma è una comunità per bambini? No, è una comunità. Le famiglie sono sempre state così, fino a Costantino le messe si facevano nelle case. Vi prestate il denaro senza interesse tra voi,
cioè costruite nuove istituzioni finanziarie nel frattempo che se ci hanno portato via tutte le banche, vado avanti, potrei fare tanti quegli esempi. Semplice, eh? Non c'è mica bisogno dei soldi del comune, della regione, dello Stato. No, 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 tra voi, tra voi, tra voi. La fraternità è un'azione, oltre che un sentimento. Dice, ho capito, ma allora, proprio che domani mi devono portare all'aeroporto, io lo guardo, mi sono che adesso rinuncio, mi lascio qua. No, sotto, ho quasi finito. Controllo le lingue precise. E allora? Allora io vi do due suggerimenti semplici per provare a impegnarsi per il bene comune, per rigenerare. Dette le cose che vi ho detto sulla speranza e su cos'è il senso, che sono fondamentali, fondamentali, e che nascono solo se siete capaci di raccontarvi la vostra fragilità, no? La vostra potenza. Come che comincia la messa? Confesso a Dio onnipotente che ho. Strutturale, né? Non è che il giorno dopo sei meglio. Nella storia, nella tradizione cristiana, questa è sempre stata la base della generazione di esperienze che poi ha costruito istituzioni, partiti, sindacati, banche, scuole, monasteri. È stata la comunione della fragilità che costituisce le istituzioni cristiane, non quella della potenza, non che tutti dobbiamo far vedere come siamo bravi. E allora quando siamo bravi, bravi, allora la mano alla potenza produce cioè il processo di individualizzazione, è chiaro? E quindi il nichilismo. Guardate che i maggiori nichilisti sono i credenti oggi, non i capitalisti stronzi. Perché il nichilismo di natura moralista, che è il peggiore, è il peggiore. Almeno chi dice che vive per fare i soldi è onesto. O che vive per il successo onesto. Noi facciamo la stessa cosa, ma invece diciamo che il dono, il bene, ma che cazzo stai dicendo? Non è vero, si vede nelle forme sociali che non è vero. E allora, due piccoli suggerimenti. Uno, secondo me, un po' me ne hanno raccontate negli altri, qui voi fate già tante belle cose, tutte frantumate. Il primo segno di confesso di onnipotente che ho molto peccato in pensieri, però cominciate a mettere insieme le cose che fate. Banale, eh? E fatevele mettere insieme dai ventenni su un'app. No, 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 sono serio. Che controllano loro, però non voi, E quindi l'impegno, quando gli date impegno, date la vostra parola che nell'anno farete queste. Fate queste qui che devono incastrarsi con quelle degli altri e sono loro a farvi il marketing. Ah, come verrebbe fuori una bella cosa. Capite? Semplice. Una cosa difficile. Anche divertente. Cioè, uso il Vangelo, mettete la lampada se ce l'avete sul tavolo. Non sotto il tavolo. Non nelle immunitas piccoline. Voi qua, nella bolla in cui siete riproducete l'immunitas generale dentro immunitas particolari, non è la comunità, e la comunità non è un'immunità, La comunità è sempre pellegrina, è sempre quella che non c'è, l'immunità invece è quella del sangue o dell'uguaglianza, la comunità cristiana non è quella dell'uguaglianza, è quella della diversità, è quella dei feriti, è quella dei malati, è quella di chi si deve salvare e non sa come fare, e allora bisogna degli altri. Degli altri altri, degli altri altri, non degli altri del mio gruppo degli scacchi, del mio gruppo dei focolarini, del mio gruppo di CL, del mio gruppo del forum, del mio gruppo degli scacchi. Ma basta, cazzo, basta, basta. Quello lì è nichilismo puro, puro. Meglio che gioca in borsa. Mettete insieme già, vi vivono su un fuocone, un falò. E fatelo curare dai ventenni quel farò, non da voi, che siete anziani e morite, non ci siete più. No, patrimonio, no, no, quello lì è il segno dell'impegno, impegno, vuol dire dare impegno, Che cosa si dà impegno? Un valore, C'è valore nelle cose che fate, allora date l'impegno, cari. Se no parliamo di astrazioni, astrazioni, basta. Poi io vescovo,
tutti gli uffici della Curia di Spari, basta. È un modello organizzativo da fordismo da anni 60. Cioè noi qui siamo arrivati al digitale, ai team di lavoro, noi ci abbiamo ancora l'ufficio della famiglia e l'ufficio dei... Ma basta, ascolta, gli ho detto che tu hai capito, dice basta. Ma siete fuori? Come quando si producevano le viti, le rondelle, i bulloni, la vita è cambiata, eh. E ognuno fa le sue due attività, dove conta quanti c'erano, quanti volantini ha fatto, 4 cani, 2 morti, e finirà tutto. Cioè non puoi dirci che era, basta, perché fuori dal cimitero. Ora è finito tutto. Secondo, trovate assieme una cosa invece bella, se è vero che sperate per Foggia. Tutte le domande che inizio, che cosa cercate, per me resta la domanda fondamentale, che non c'è adesso. Cioè rigenerate un luogo, uno stabile, una via, un corpo sociale, delle persone. Cioè mettete al mondo insieme qualcosa di simbolico che oggi non c'è. Date forza all'incontro delle religioni, qui avete tutti, pensate che bello, siete una specie di ONU, ci avete gli induisti, ci avete i musulmani, ci avete tutte e tre le cose cristiane, ma bellissimo fischia! Non riducetela alla giornata domenica, basta questa roba qui. Pensate quante badanti hanno pulito il culo ai vostri anziani delle loro ortodosse. Ci avete mai fatto una giornata con le badanti per dire ma mi spieghi cosa vuol dire essere ortodossa? L'avete mai fatto con i bambini? Bellissimo, storie pazzesche, siete mai dato una messa bizantina, pazzesca, bellissima. No, solo per il pop, non è un complimento a te perché hai i capelli rossi, quindi parliamo una consonanza metafisica. Cioè, faccio vedere, mettete al mondo qualcosa che non c'è insieme, di simbolico. Sono convinto che ce l'avete a Foggia. Chiedete al vescovo che metta a disposizione un campo, un bene, la chiesa ce n'ha di cose, dai, lo cazzo, mettala lì. No, se no morirete lentamente come le rane. Guardate che per me non è un problema cristiano. Sì, ho andato a Corinto qualche tempo fa, a Corinto non c'è più niente. Non immaginate che tra 20 anni qui ci sia ancora il cristianesimo. E ricordatevi che Gesù ha detto quando verrò ci sarà ancora la fede. Cari anzianetti, avete una bella responsabilità nel vedere. Per me il battesimo è una cosa seria, non è una cazzatina sociologica, non è quanti cattolici, no, è la mia salvezza o la mia perdizione. Ultimo, vi faccio la proposta più hard, siccome parliamo di patrimonio, costituite nel giro di un anno, e se lo fate vi aiuto, una bella fondazione di comunità, senza un soldo pubblico, tenete fuori i soldi pubblici da queste cose. Una fondazione di comunità che cosa fa? Ha un patrimonio economico, culturale, finanziario che aiuta a crescere le cose belle della città. Con, uso una parola, libertà, perché voi avete paura della libertà. Perché la libertà fa paura, eh. Tutti parlano della libertà, tutti si cagano sotto, la libertà angosciosa, eh. È meglio guardarsi indietro e diventare come la moglie di Lot, di Sale. Ah, che bello che era allora, tac, sale, morto. Se fate la seconda, le prime cose sono problemi vostri, perché sono facili da fare, dai, sottosegretario, diciamo, sono difficili. Compreso la destrutturazione della curia, per caso. Cominciate voi così, si destrutturano tutte le curie italiane e aiutiamo sto Papa Francesco, che lo citano tutti, ma nessuno lo caga nella sostanza da fare. Chiesa in uscita, chiesa in uscita, ma dai, esci, e chiudi. È un altro tempo, capito? Perché è un altro tempo capitalista, è un altro tempo del ciclo dell'equilibrismo. Siamo in un altro tempo. Ogni tempo il cristianesimo ha avuto l'intelligenza di costruire le forme di quel tempo. La tradizione non è antiquariato, eh. La tradizione è il fuoco dei principi costitutivi che si consumano sempre come il legno e ha bisogno sempre di legna nuova. Non è la cenere la tradizione, è il fuoco. Dobbiamo onorare la cenere, cari. Dobbiamo rimettere il fuoco, eh. Allora, se fate la seconda, le prime sono vostre, siete in grado. Secondo me siete in grado. Lo dico seriamente. Da Mazzara vedo che siete in grado, voi qui in Svizzera almeno per fare le due cose. Se fate la seconda, vi aiuto a trovare soldi anche all'estero. Ma il problema non saranno i soldi, sarà che vi accordate sulla comunità.
che non è la società. Per un cristiano non c'è società senza comunità. Non immunità, non destino di sangue, non comunità di sangue, comunità di destino. Voi qua siete ancora attaccati alla comunità di sangue e l'emersione della criminalità da voi è esattamente questo segno. Se volete venire fuori dovete costruire una comunità di destino che piano piano ucciderà la comunità di sangue. Questo è, fratelli tutti, miei cari, no? Le retoriche sulle citazioni del Papa. Bene, bocca al lupo, ormai sono mezz'ora, ho finito, grazie.